a tutti, siamo qui ad Adria, al Meeting in Test 2010. Io sono Riccardo Malossi, responsabile comunicazione e Race Service Malossi e siamo qui per la presentazione della nuova stagione dei Trofei Malossi 2010. I Trofei Malossi sono una realtà che è cominciata nel 1988 con le gare di ciclomotori, per poi passare anche agli scooter a cavallo degli anni 90 e attualmente siamo impegnati ancora con gli scooter a ruote intermedie come Runner SR e siamo anche promotori del trofeo GP Tanta destinato alle motomarce. Siamo in collaborazione con Yamaha, promotore del trofeo Yamaha R125 Cup e Yamaha Malossi T-Max Cup. Mi chiamo Luca Ottaviani, ho iniziato la mia carriera nel 2001 con le Minimoto. Quest'anno parteciperò al trofeo GP80 Malossi e proverò a vincerlo come l'anno scorso. Il mio avversario preferito è Francesco Villani, che l'anno scorso ha corso insieme a me. Quest'anno, se troviamo un po' di soldi, proviamo a esordire con le 125 da Gran Premio. Penso che il calendario della GP80 di quest'anno sia abbastanza valido, dato che corriamo in autodromi di primo livello come Vallelunga e Varano. Mi chiamo Paolo Gabellini, la mia carriera è gara di scooter dal 2001 con i Trofei Malossi. Quest'anno Scootermatic Nord Italia e Nazionale. Il mio avversario preferito è Massimo Mendogo. La promessa per il 2010 spero di essere io, ecco, come pilota. Come trofeo nazionale che si corre agli autodromi penso sia una grande novità, ecco, la migliore che poteva fare Malossi per il 2010. Sono degli incontri che nascono fondamentalmente da delle identità di strategia. In questo caso vi è un triplice collegamento. Yamaha, d'accordo, la scuola federale Corsetti e la Malossi. L'alleanza è nata lo scorso anno al Salone di Milano. Avevamo sia noi come Yamaha Motor Italia che la Malossi l'idea di organizzare un campionato monomarca con questo modello R125, che è un modello completamente innovativo, prestante dal punto di vista ciclistico, ovviamente con un motore limitato dalla normativa a 15 cavalli. Malossi realizza un kit 180 cm3, che era proprio quello che ci serviva per poterla portare dalla strada alla pista. Su una moto rookie, quindi regolamento più stretto, intorno ai 22 cavalli all'albero e intorno ai 25-26 cavalli all'albero per una moto categoria open. Sono già diversi anni che abbiamo delle ragazze. Mi chiamo Elena Feckel, vengo da Monte San Pietro nell'Alto Adige e ho 18 anni. A 16 anni ho cominciato e a 17 anni ho fatto il primo anno l'anno scorso in pista e questo è il mio secondo anno in categoria R125. Spero che posso essere più veloce dell'anno scorso e spero che possa entrare nei primi 10. Sono Marco Gottardello, ho 20 anni, sono nato in provincia di Torino. L'anno scorso ho fatto Super Scooter Nazionale, correvo insieme alla Scootermatic e ho concluso quarto il trofeo. Il programma del 2010 è fare sempre la categoria Super Scooter, cercare di vincere il nazionale. Sono più propenso all'autodromo che al kartodromo e spero di fare dei bei risultati. Un gradito ritorno per la stagione 2010 è quello del trofeo nazionale Scooter Velocità, un trofeo storico nell'ambito dei trofei Malossi che si è sempre svolto sin dall'inizio soltanto ed esclusivamente in autodromo. Il 2010 del trofeo Scootermatic Extreme si preannuncia molto ricco. Avremo infatti la solita suddivisione che contraddistingue questo trofeo sin dalla sua nascita, ovvero la divisione territoriale, per facilitare chi ha problemi di trasferimento per le riduzioni dei costi. Difatti il trofeo Scootermatic Extreme si suddividerà quest'anno in quattro categorie: il trofeo Nord, Sud e Sicilia e il trofeo Italia. Il trofeo Nord è composto di quattro gare su piste miste, kartodromi e autodromi. Due kartodromi e due autodromi. Stessa cosa per il trofeo Sud, due kartodromi e due autodromi, mentre invece il trofeo Sicilia si comporrà di sei gare, ovviamente tutte in Sicilia, tutte in autodromo. Massimo Mendogo,
Ho iniziato nel 2005 a correre, l'altro anno sono riuscito a vincere sia il campionato sud che il trofeo nazionale Scudermatic Extreme. E quest'anno io devo riuscire a confermare il numero che porto. L'avversario che stimo di più è Santo Russo. Mi chiamo Russo Santo, mi ripropongo per il secondo anno, sperando di concludere l'anno meglio dell'anno scorso. E gli autodromi sono solamente l'obiettivo preferito quando corro. Sono Alessandra Malossi, responsabile commerciale della Malossi SPA. Allora, la Griff è nata per poter far girare il marchio Malossi anche sull'abbigliamento. Il marchio Malossi Griff non è un marchio che è collegato a merchandising comune, ma vuole essere un abbigliamento tutto made in Italy, come sono i nostri prodotti. Si possono acquistare esclusivamente sul sito www.malossigriff.com oppure sul sito malossistore.com. Sono Bortolato Omar ed è molti anni che sto facendo il trofeo Malossi. Io ho iniziato a correre nel 1996. Quest'anno mi presento nel trofeo nazionale Malossi. Lo scorso anno è andata bene, anche se purtroppo ho avuto qualche sfortuna. Ho fatto il secondo posto assoluto nel campionato super scooter con l'Aprilia SR. La promessa di quest'anno è vincere il trofeo nazionale Malossi. Mi chiamo Russo Orco, alla categoria che faccio quest'anno è Maxi Scooter. È il secondo anno che mi ripropongo e spero di mantenere appunto la leadership. Corriamo in piste molto professionali dove corrono appunto piloti che sono categorie molto superiori, quindi fa sempre piacere riuscire a magari a confrontare le nostre prestazioni nel piccolo con quelle appunto dei grandi piloti. Si riconferma anche la presenza del trofeo GP80 dedicato a tutti i ciclomotori a marce di 50 cm cubi che diventano 80 cm cubi grazie all'adozione del kit Malossi dedicato, e quest'anno il trofeo GP80 sarà particolarmente avvincente e combattuto grazie all'introduzione delle gare in autodromo che ovviamente contageranno anche questa categoria. Accanto ai trofei Nord, Sud e Sicilia si svolgerà anche il trofeo Italia, che sarà composto da 4 gare per il Nord, 4 gare per il Sud e le prime 4 gare siciliane, e saranno la prima finale, quella di Vallelunga, e la seconda sempre ad Adria.